Un dannoso immobilismo politico dei governi in questi ultimi 15 anni in materia di sicurezza ha contribuito a rendere le nostre città sempre meno sicure e sempre più preda della malavita. Problemi quali criminalità organizzata, microcriminalità, illegalità, degrado e disordine urbano sono stati trascurati al punto da diventare parte integrante degli eventi della vita di ogni cittadino. Questo è quanto è stato detto stamani nella sede della CGIL a Viareggio durante la conferenza stampa sulla sicurezza all'indomani della sparatoria di sabato all'ora di pranzo al Lido di Camaiore. Erano presenti Massimiliano Bindocci, segretario CGIL Versilia, e Antonio Losacco, segretario provinciale delle forze di polizia. I sindaci versiliesi, ha detto Bindocci, pensino a fare la politica e non gli sceriffi, perché all'ordine pubblico, al prevenire, a reprimere il crimine, devono pensarci le forze dell'ordine. I sindaci devono occuparsi del decoro delle loro città. Ma i sindaci della Versilia devono innanzitutto tenere ben presente che la legalità va abbinata alla coesione sociale, alla tenuta sociale di una città. Quindi riqualificazione del territorio, un territorio aperto a tutti i cittadini, un territorio che sia sicuro, intanto fare anche economie di scala sulla sicurezza, che non è solo repressione ma anche prevenzione e anche cultura dell'accoglienza e della solidarietà. La verità, è stato detto, è che la politica nazionale in questi anni, con una continuità impressionante, ha ridotto i presidi di forze dell'ordine nel territorio, Versilia compresa, che nell'alta stagione vede triplicare la sua popolazione. Inoltre c'è anche poca attenzione della politica locale sulle questioni della legalità. Basti pensare, ha detto Bindocci, che solo un sindaco in Versilia e nemmeno la prefettura hanno risposto all'appello fatto dalla CGIL versiliese sulla necessità di attivare subito un tavolo per prevenire le infiltrazioni malavitose nell'economia locale. Un dato deve far riflettere seriamente il nostro Parlamento. In 10 anni le sole rapine sono aumentate del 127%, mentre gli organici di polizia sono ridotti all'osso.